A Newton si devono teorie ancora valide in discipline che oggi sono molto lontane tra loro: la matematica, l'ottica e la fisica. Newton ha inventato il calcolo infinito. Altri colori. La terza grande scoperta di Newton è quella che lo ha reso celebre. È la scoperta della forza di gravità e delle leggi della gravitazione universale. Una scoperta in grado di sconvolgere l'immagine dell'universo e della società. C'è una leggenda secondo cui Newton avrebbe avuto l'idea della gravitazione grazie alla caduta di una mela. Nelle biografie di un fenomeno naturale. Nel XVIII secolo studiavano la teoria della gravitazione, convinti veramente che quella fosse la volontà di Dio applicata alla natura e al suo funzionamento, e non necessariamente la dottrina della Chiesa. Ma la fede non è un dettaglio irrilevante nella sua personalità e nella sua biografia. Newton non solo legge il libro della natura per intracciarvi l'opera di Dio, ma apre anche il libro della scrittura. Cerca di interpretare quelle pagine della Bibbia il cui significato è particolarmente controverso. Appunto, Newton trova non solo errate, fuori luogo, ma proprio blasfeme. Naturalmente una simile convinzione antitrinitaria per uno che insegnava al Trinity College deve essere tenuta riservata. Newton però